Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Andrea e questo è il mio laboratorio. Oggi andremo a creare insieme qualcosa di veramente carino per la vostra lei o il vostro lui o anche per un anniversario. Cosa? Esattamente quello lì. Seguitemi che andiamo a vedere come si fa. Prima di tutto è necessario scegliere un soggetto. Io ho scelto un paio di cuori intrecciati che sono andato a ritagliare e poi ad incollare in un pezzo di MDF alto 1 cm. È necessario essere molto precisi nell'incollaggio per evitare che nel taglio successivo ci siano delle imprecisioni. Faccio anche già 2 fori nella struttura che mi serviranno successivamente per ritagliare l'interno dei cuori. Dopodiché passiamo al traforo elettrico. Questo macchinario non è per forza necessario, potete fare lo stesso identico lavoro con il classico traforo manuale. Ho deciso di separare i 2 cuori durante la lavorazione perché voglio dare 2 colori differenti. Comunque, arrivati a questo punto, la cosa importante è iniziare a levigare il tutto, sia sulle facce che sui bordi. Adesso affronteremo la parte del lavoro in cui dovremo avere più cura. Infatti andremo a stendere un fondo spray bianco che una volta asciutto dovrà essere levigato con grana fine fino a portarlo ad essere quasi uno specchio. Questo perché sarà la base per i prossimi colori che andremo a dare. Per il cuore più grande ho scelto un rosso diamantato. Mentre per il cuore più piccolo ho scelto un colore molto particolare, è un oro specchiante. È giunto il momento di creare un fondo per i nostri cuori. Per farlo ho pensato di utilizzare del legname di recupero che avevo in laboratorio. Con un po' di colla e qualche chiodo riuscirete tranquillamente a creare una bellissima cornice, all'interno della quale andremo poi a posizionare a secco i nostri cuori. Prese le giuste misure, passiamo poi con della ciano acrilica ad incollare i cuori in modo definitivo. E il gioco è fatto.
Allora ragazzi, devo dire che mi sono veramente divertito e sbizzarrito sia con i colori che con le forme. Infatti, come vedete, non c'è soltanto quello che abbiamo creato insieme, che devo ancora decidere se sarà un soprammobile o un quadretto, penso un quadretto, ma ho utilizzato anche altre cose strutturandole in modo differente. Ad esempio questa, creandola, mi è subito venuto in mente che sarebbe una bomboniera perfetta. Base in mogano, veramente carina, con un blu effetto diamantato che sta veramente benissimo secondo me, mentre questa con la base shabby chic è veramente fine e potrebbe essere tranquillamente un regalo apprezzato per la vostra lei o il vostro lui. Per quanti vorranno ricrearli, mi raccomando, la cosa importante, come avete visto, è dare bene il fondo e levigarlo assolutamente in modo perfetto, perché altrimenti soprattutto l'effetto specchio con i colori come oro e argento difficilmente riuscirà. Per cui, curata questa parte, vi ripeto, date spazio alla fantasia e create qualcosa di veramente meraviglioso. Io come sempre spero di avervi dato qualche buona idea e ci vediamo alla prossima. Ciao!